Ciao Gossip News. In realtà è molto più divertente girarli film, perché mentre si gira c'è il rapporto diretto con la troupe, c'è la creazione con il regista delle scene, del personaggio, così. Le interviste, poi uno sempre si dimentica di dire delle cose importanti, oppure per l'emozione dice delle cose che non pensa. Insomma, le interviste non è che le amo tanto, non sono molto brava. Sul set hai mai fatto grandi amicizie con gli attori, con i tuoi compagni di squadra? Guarda, proprio su questo set, a parte che anche molta parte della troupe veniva dal capo dei capi, quindi ci conoscevamo, il reparto costumi che è bravissima, la nostra costumista, quindi già la troupe si conosceva tutta. Gli attori anche, molti ci conoscevamo, anche se io poi nel capo dei capi con Joe non ci avevo mai lavorato insieme. E sì, non riusciamo a sganciarci, ogni tanto ci dobbiamo vedere, abbiamo già visto tutte le puntate, un giorno a casa mia, un giorno a casa di un altro, con Giulia in particolare, anche se abbiamo un po' di differenza di età, però siamo tutte e due mamme, abbiamo iniziato tutte e due giovani a lavorare, quindi si è creata molta complicità, assolutamente nessun tipo di rivalità e cose, siamo due maschiacce uguali. Che fate nel tempo libero? Casino. Quando i bambini magari stanno da un'altra parte. Certo, siamo tutte e due bravissime mamme, però appunto ci ritagliamo i nostri spazi, andiamo da Lello, che nel film fa Gigante, che ha un locale a Roma, e ci divertiamo. Ballare ho già dato, diciamo, le discoteche oramai mi hanno un po' annoiato, preferisco stare in un locale dove magari la musica è un po' più tranquilla, così mi piace andare al cinema, ma forse la cosa che mi piace di più è invitare gente a casa, stare con i miei cari amici a casa, così. Tu cucini? Io cucino abbastanza, però diciamo quando ci sono le braciolate preferisco farlo fare a qualcun altro. Senti, e tuo figlio quanti anni ha? Ne ho due, uno di 7 e uno di 6. Sono piccoli? Sì. Come si chiamano? Pablo e Santiago. Come mai questi nomi esteri? Ma Pablo è nato perché non sapevamo che nome dargli e alla fine dopo una settimana glielo devi dare per forza. E volevamo il secondo nome Alberto, che era il papà del mio compagno che era scomparso da poco, e quindi Pablo Alberto ci è sembrato così. Santiago invece, per una serie di coincidenze, si doveva chiamare Diego, però il giorno prima che io andavo a partorire usciva sempre fuori questo nome, quindi se l'è scelto come un segno del destino. Se l'è scelto da solo praticamente, sì.